quarta giornata di Romix. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video del Romix, ragazzi, del Romix, trentesima edizione, ma quando ne faccio una trentesima edizione del Romix, dove tra poco andrò a vedere alcuni cosplayer e a rompergli le palle come faccio al mio solito, facendo delle domande un po' trash, un po' cringe, un po' così strane. Ma ovviamente ragazzi, non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che oggi ragazzi, trentesima edizione di Romix, e vedremo quali altri cosplayer andare a rompere e palle. Io ne vedo già uno là e vado subito. L'uomo tigre, tu sei l'uomo tigre, giusto? Non sei l'uomo tigre, chi sei? Digli un po' chi sei. Armor King da Tekken. Da te, mamma mia, ma tutta sta armatura, sì, l'hai fatta tu o te l'ha fatta il cinese, lo sgabuzzino? Di a verità. No, me l'ha fatto il Bangla. Te l'ha fatto il Bangla che sta nel sottoscala, diciamo. Un carosino negro. Ah, ecco, vedi ragazzi, quindi assumetti Bangla per fare a roba, diciamo. Ma sta testa, sì, è proprio figa, ragazzi, scrivetelo anche in questo video, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti da 1 a 10 quanto è figo, raga, guardate raga quanto è figo tutta sta roba. Prima volta che vieni qua, ci anni sono anni, pure sì. Lui vive nel sottoscala qua della fiera di Roma. Quando c'è sta Romix, come ai folletti, sbuchi da fuori al momento. È un po' più grosso del folletto, però è un po' più grosso. C'è sta. Ma qua invece c'è sta uno dei cosplay più fighi, ma quanto sei figo, sì. Come te chiami? Giovanni. Ah, ma questo si apre pure, sì. Raga, è un po' impressionante, ragazzi, però è strafico. Fatelo vedere. C'è pure le ali, come le Winx. Come le Winx? Cioè, sono una Winx. È una Winx. È figo. È una Winx. Raga, scrivete nei commenti Team Capitan America o Team Tony Stark oppure Deadpool. O Team Deadpool, ragazzi, Stark, io ho i soldi. Lui c'ha i soldi, io ho il caro amico. E tu invece linguaggio. La bippiamo. Ma chi se ne frega? Linguaggio, ragazzi, io sono la libertà. Quindi. Lui è la libertà, ragazzi, quindi scrivete nei commenti quale preferite. Tu voli, giusto? Io volo. Sì. Tu voli e tu ti fai volare da lui. Certo. Io invece scopo. E lui invece è il meglio. Ricordiamoci però che nella battaglia io ho levato lo scudo, se no lui era fottuto. Sono morto io per salvare il culo alla terra. È difficile la scelta. Io sono andato anche a fare gli affari miei. Se ne è andato in due viaggio, pure nel tempo hai viaggiato. Sì, per trovare la fica. Linguaggio. Raga, ma quanto siete belli. Questo ragazzi è tutto il mondo Disney, giusto? Esatto. O sto a cazzarà, raga? Disney Pixar. Ragazzi, abbiamo anche base. Raga, è come dice la canzone, e guardo il mondo da un oblò. Eccolo là, raga. Sentiamo come si sente. Come te chiami tu? Non si è sentito niente, raga. Qua invece ci abbiamo Woody Allen. I due compagni, compa, fatevi vedere bene, raga. Come te chiami tu? Woody. Woody, e tu sei invece? Se vabbè, raga, non si sente niente. Alza sta calotta, alzalo. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace. Salve a tutti. Vieni in pace, raga. Tu riesci a volare? No, certo che posso volare. No, lui non può volare, è un giocattolo. Non c'ha anche le ali, che cazzo, diciamola. Credo che la parola che tu stia cercando è Space Ranger. No, la parola che sto giocando non la posso dire perché ci sono dei minorenni in giro. Ma tu perché avete scelto questi personaggi, perché raga? I più fighi del mondo. Perché Buzz è il mio eroe da sempre, l'ho sempre adorato. E puoi volare. E posso volare, tu puoi volare, diciamogli. E poi okay. soprattutto,
può volare. Raga, scrivetelo nei commenti da 1 a 10 quanto so fighi e soprattutto se lui ma può anche, volare. Cioè anche lui è figo, dai, diamo a Cesare, certo, quel che dice. Non gli diamo niente allora. Dai, giù, anche lui è gran figone. Per restare in tema Marvel, ci abbiamo pure Wolverine e Daredevil. E il ceccato, il ceccato cornuto. Detto o ceccato. Il ceccato cornuto, che il cornuto oggi mancava, ed eccolo qua, il ceccato cornuto. Quindi, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché Wolverine è il mio idolo, mi rappresenta parecchio, in parecchie. Perché c'hai le unghie lunghe. C'ha le unghie lunghe, è solitario. Solitario. Come dice la canzone, solitario nella notte, no, quella è un'altra cosa, quella è un'altra cosa. Tu invece perché hai scelto questo personaggio? Perché così, essendo cieco, posso fare finta di andare addosso alla gente, scusa, dicendo guarda, tu sono cieco. No. Tu c'è l'invalidità, cioè, ecco raga. La 104. Ecco raga, quindi questa è una buona scusa per piazza. Per piazza la 104, fate finta di essere Daredevil. Sì, è il mio personaggio preferito, come diceva giustamente Wolverine. L'unico personaggio Marvel che ho fatto. Perché è preferito? È preferito, ragazzi, sei un po' sporco di sangue, raga. Appena combattuto. No, ho succhiato sangue. Ah, tu succhi pure il sangue, succhi. Quindi, raga, votate anche loro, votate da 1 a 10. Quanto so fighi, non fate gli stronzi, se no viene Wolverine, cai artigli e ve tagliuzza tutti. Raga, ma sti tipacci, raga. Ah, ma sti tipacci. Ma. Senti, come ti chiami? Perché loro già, i più fedeli già lo sanno come ti chiami, ma ripeteglielo, come ti chiami? Io? Come mi chiamo? Come te All Might. All Might, e tu sei? Toshinori, ormai secco. Ormai secco, quindi tu, quindi lui si trasforma in lui, è tipo un Super Saiyan, diciamo. No, non è Super Saiyan. È tipo un Super Saiyan, no, non è un Super. Vabbè, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché mi piace. Perché te, giustamente, fatevi le cazzi vostri. E tu invece perché? Perché non c'ho più il fisico di una volta. Allora. Perché non c'ha più, sei rinseccolito, ragazzi. E il tempo passa per tutti, e sei rinseccolito pure lui. Invece qua vedo sti tipi strani, ragazzi. Fatemi mettere qua, chi siete, raga? Pure tu questo sei stava scansato a questo. Raga, come vi chiamate? Naruto. Tu? Zazuke. Ryuko, ok. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché mi piacciono i Power Ranger. Perché ti piacciono i Power Ranger, giustamente. Tu invece perché? Odio Gesù. Vabbè, ok, raga, ok. Tu invece? Perché piace i maschi. A te piacciono i maschi? Piace i maschi. Quindi ho quello che devo fare. Sei un po' sporco sotto gli occhi, vedi? Che ti è successo? Piagni sangue, raga, come la Madonna. Non è vero. No, non vedi niente tu. Come te chiami? Digli un po', come te chiami? Non mi ricordo. Non te ricordo, raga, è smemorato, raga. Raga, niente, qua c'è sta pure Goku, sei Goku tu o sei Power Ranger? Io sono un Power Ranger giallo. Lui è il Power Ranger giallo. Naruto nero. Dei Cavalieri dello Zodiaco. È vero, raga, scrivete qua sotto nei commenti quanto so fighi, raga. Quanto so fighi, scrivetelo. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Qua invece, raga, ci stanno sti tipi strani, ci stanno questo mezzo nudo a cacasse dal freddo. E tu invece... E chi sei tu con i capelli rossi? Tanjiro. Tu e Tanjiro, tu sei? Inosuke. Lui lo Suke e lui lo Tanjiro, diciamo. Sai perché avete scelto questi personaggi, raga? Beh, io perché ho sempre caldo, quindi posso andare in giro così. E quindi sta a mezz'ora, raga. Ma guardate quanti che scrivete nei commenti da 1 a 10. Quanto è figo, mi raccomando, non fate gli stronzi e li arrapate. Tu invece perché c'è questo personaggio? Perché quando mi incazzo esce il potere dell'acqua e esce il potere dell'acqua. No, non voglio sapere da dove esce il potere dell'acqua. Qua vedo un cosplay strano, vedo un qualcosa di strano, ma soprattutto accompagnata da sto bel cuccioletto. Come ti chiami, cuccioletto? Non mi mangi al microfono. Tu chi sei? The Mask, no? È The Mask, raga, ma quanto è figa, raga. Tu questo costume l'hai preso dal cinese, zi, di verità. L'hai preso dal cinese o l'hai fatto tu, di verità? No. È roba cinese. Il cane no, però, eh. Pure il cane cinese, che cos'è? Senti, perché è stato sto personaggio? Così. No.
così gli andava oggi, dice, oggi. Devo uscire col cane, devo uscire col cane, poi andare a Romix, che faccio? Faccio domani col cane, giustamente. Sti tipi tutti esagerati con queste armature, cioè, raga, avvicina che non c'entrate nell'inquadratura, raga. Ma quanto siete esagerati, raga. Come vi chiamate, raga? Francesca. Cesca, Cesare, Francesco. E diamo a Cesare quel che è di Cesare. Senti, raga, perché avete scelto sti personaggi? Ma ci piacevano, è semplice. Ci piacevano, semplice. Dovevano portare qualcosa da ingombrante, quindi se vogliamo sta comodi. Tu c'è il fucile gigante, raga. Tu ce l'hai. Possiamo dire che ce l'ha grosso, ragazzi. Possiamo dire che ce l'ha grosso. Raga, facciamo vedere chi è che ce l'ha più grosso. Facciamo la gara a chi ce l'ha più grosso. A chi ce l'ha chi è che ce l'ha più grosso? Fatelo vedere, fatelo vedere. Ma ce l'ha più grosso lui. Ce l'ha più grosso lui, raga. Ha vinto lui, raga. Scrivete qua sotto nei commenti, ragazzi, quanto so fighi da 1 a 10, mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene questo corcoso grosso e vota in fronte. Che c'è, sta l'uomo delle gocciole, vedo che c'è quello che fa la pubblicità delle gocciole, giusto? Sì, però l'ho finite tutte, sei mangiate più, se no ne offrivo una. Sei mangiate tutte le gocciole, tutte, te sei tutte, magnato tutte, sì tutte. Come te chiami? Io Simone, come mi chiamo? Simone, ragazzi, guardate quanto è figo, ragazzi, scrivetelo nei commenti da 1 a 10 quanto è figo. E perché hai scelto sto personaggio? Perché hai scelto sto personaggio, Simone? Perché a me piace molto il mondo Spider-Man e questo è uno dei cattivi che preferisco. E ma quanti gatti hai ucciso per fare sto pellicciotto? Uno solo, bello cicciotto. Un leone grosso. Ah, hai preso un leone cicciotto. Quei gatti facevo troppo. Quei gatti hai fatto prima. Se è più grosso. Ragazzi, scrivete qua sotto quanto è figo. Ragazzi, non fate stronzi, se no viene con... Che c'hai tu? La lancia? C'hai? Vedo che c'ha la lancia. Viene con la lancia e va da in fronte. Vedo invece delle supereroine, raga, che non è la droga. Sono le eroine, sono loro, ragazzi. Solo. Come te chiami tu? Valeria Loki. Valeria. Thor. Lei è Murator. Tu invece sei Ginevra. Che personaggio è il tuo? X23. Che non è la marca da Suzuki, è quella figlia di Wolverine, quello che abbiamo visto nella cosa per prima. Perché avete scelto questi personaggi, raga? È uno dei miei preferiti della Marvel. Perché sei finta come a lui, sei finta. È la fintona. Tu invece? Io perché Thor è il mio preferito? Perché Murator, tu zappi mattoni, diciamo. Tu invece perché se fai unghie lunghe scommesse. Sì, esatto, proprio per quello. Ragazzi, come anche agli altri, votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 chi è il più figo. Mi raccomando, non fate stronzi, se no vengono loro e ve spaccano tutti col Murator. Quanto so fighi loro, ragazzi, c'è sta pure Ermonnezza, come te chiami? Alessio. Alessio, che sambucone, dai Roma, dai! Ragazzi, votate qua sotto nei commenti quanto so fighi sti due Aquaman, raga. Questo è uno e questo è l'altro Aquaman. Allora, raga, sa contento di due Aquaman. Scrivete nei commenti quanto so fighi. Qua vedo che ci stanno dei tipi un po' zozzi, raga. Ma quanto siete zozzi? Quanto siete sporchi, ragazzi? Chi si? Che personaggi siete, raga? Che sono ignorante, zi. Questo col cranio, modan testa il cranio. Che personaggi siete, raga? Post apocalittico generico. Max, ragazzi, anche un Fallout. Del mondo, so cazzi vostri che vengono questi sono già preparati. Sì, questi sono già preparati. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché li puoi fare con la roba che trovi nei cassonetti della spazzatura. Ah, quindi voi andate nella spazzatura e piata monnè. Cinghiali di Roma Nord, siamo noi travestiti. Ho capito, raga. Quindi loro sono i cinghiali di Roma Nord. Scrivete qua sotto nei commenti a questo punto quanto sono zozzi. Da 1 a 10, mi raccomando. Se fate stronzi, vengono loro e ve sfonano tutti i costi così che c'hanno addosso, raga, sono abbastanza inquietanti. Principe, il principe De Stocca. No, De Stocca Option. Ok. Senti, come te chiami tu? Io sono Iato. Tu invece? Fisherman. Come?
Bishamon. Io sono ignorante in materia. Di che cosa è? È di un anime manga di nome Noragami. Noragami, il tuo personaggio è un re, fammi capire, perché vorrebbe essere un re. Lo so, ma questo è perché vorrebbe essere un re. Lui è un dio minore, sta cercando. A proposito, veneratemi, così io posso avere il mio tempio e posso scendere ai cieli. È un po' sfigato, non ce l'hai. Non è vero, lei... state a sentire. Quindi te sei fregata, corona del cinese, te sei messa addosso perché sei... Senti, raga, votate qua sotto nei commenti quanto è figo il re, il reone. In maniera immensa. In maniera immensa. Con la tuta da ginnastica e sotto. E quanto è figa invece la biondona. Io sono molto la... più figa invece. Raga, ma non è vero, non è vero. Mia, spazio, mia. E votate, votate sto figli, ragazzi. Sto mi fai il vento, mi fai... Quanto so figli loro, il ritorno dei Beyblade, ragazzi. Beh, sembravano che erano spariti da circolazione, invece eccoli qua, raga. Quanto è figo il Beyblade, raga. Scrivete nei commenti se anche voi avete avuto i Beyblade e se ci avete giocato. Tu come ti chiami? Kay? Ray? Tyson. Senti, raga, perché avete scelto questi personaggi, raga? Perché sono la nostra infanzia, perché sono buoni. Sono buoni, raga, possiamo dirlo. Solo perché sono buoni. Vabbè, ragazzi, come al solito, come gli altri cosplay, votate anche loro quanto sono fighi. Fatevi vedere, raga, votate da 1 a 10. Quanto so Forza Napoli! Votate nei commenti quanto so fighi. Noi, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Il Romix è finito. Io vado a vedere chi altro ci sta. Però noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Shokari!